Sharwood.it, siamo qui con Massimo Carlotto a Sugar Pulp, Festival delle Culture Pop. Carlotto è qui per presentare il suo nuovo romanzo che esce l'8 ottobre, Sara, che è il terzo della tetralogia delle Vendicatrici, che ha già visto appunto due uscite quest'anno. Cosa dobbiamo aspettarci da questo romanzo? Sara è la donna che nasconde un grande mistero nei romanzi che sono già usciti. Sì, Sara è il personaggio più misterioso delle Vendicatrici, le è successo qualcosa di molto grave quando aveva 11 anni ed è cresciuta sognando, pensando, progettando la vendetta e poi dovrà scontrarsi con la realtà. Che mondo femminile, che mondo maschile hai incontrato, avete incontrato nel lavoro d'inchiesta che ha preceduto questi romanzi? Sappiamo che avete cominciato a lavorarci 4 anni fa, a partire molto interessante dal concetto, dal nesso fra mondo femminile e crisi economica. Sì, la crisi economica secondo noi andava a erodere ulteriormente i diritti dell'universo femminile, quindi questo ci interessava soprattutto in relazione ai meccanismi criminali. La globalizzazione ha chiuso una stagione dei diritti femminili all'interno della criminalità e la crisi ulteriormente. Quindi ci interessava esplorare questo mondo, ma esplorare questo mondo significava anche entrare in contatto con realtà cosiddette normali, ma cosiddette che per esempio il lavoro nero femminile è una condizione molto interessante dal punto di vista narrativo, quindi abbiamo raccontato anche quella. Una condizione femminile che rovescia, diciamo, lo stereotipo della vittima e attraverso la vendetta, motivo ancestrale delle rinni, diciamo, riacquista una vita degna. E tu hai detto anche ieri nella presentazione del libro e hai detto in altre interviste che il noir, la letteratura di genere che in questi anni è servita per raccontare la crisi e anticipare anche la crisi in campo letterario, deve fare lo sforzo di diventare da letteratura della crisi letteratura del conflitto. Vorrei chiudere con una battuta sulla necessità di aprire tramite la letteratura in Italia, tramite i generi letterari, anche come quello che hai praticato e che questo festival in qualche modo celebra, la necessità di aprire conflitti e linee di conflitto attraverso la letteratura. Sì, io sono molto convinto che il noir debba raccontare il conflitto, che non è solo politico, sociale, economico, ma è anche antropologico. Si usa dire che la questione femminile sembra quasi un problema culturale, di arretramento culturale, no? Si parla per esempio molto di femminicidio in questo momento. E invece bisogna parlare di conflitto. Nel senso che la questione femminile si risolve attraverso il conflitto sociale, non ci sono alternative su questo e la letteratura deve raccontarlo in maniera molto chiara. Noi in questa tetralogia ci siamo schierati e abbiamo preso una posizione molto precisa, infatti le nostre vendicatrici vincono, ovviamente è una metafora, no, di un'aspirazione politica che hanno i due autori. Grazie mille. Grazie a voi.